campagna. Ma il bello di Ottripoli sono i 1000 reitieri di oggetti archeologici che stanno oggi nel borgo antico e che ci segnalano un appuntato. La ricerca archeologica è invece un serbatoio che produce e produrrà nuove scoperte che possono essere magari occasioni di valorizzazione all'interno di musei esistenti, quindi oggetti in modo importante della presenza dell'uomo, di quello che noi chiamiamo paesaggio culturale, per il quale si stanno veramente modificando i nostri, gli stessi borghi nostri, chiaramente, non sono il frutto di una sola fase. Dentro una città, ora siamo a Perugia, ma in qualunque città del mondo andiamo, a conoscere il nostro passato, al di là delle epoche, voglio dire, dalla paleontologia o addirittura dalla geologia, nel caso di una roba, fino all'archeologia industriale. Perché? Perché abbiamo bisogno di spiegare il turismo per i visitatori, per i miei cittadini. Come si fa questo? Ecco, qua incomincia un lavoro ancora più approfondito, ancora più complesso. Nella nostra esperienza abbiamo città, diceva prima la dottoressa Bologna a Carsule, raccontava la Domus Publica, una nuova chiave di interpretazione anche di cose che già noi conosciamo, dagli scavi ai fuori nuove scoperte. Ma noi abbiamo solo un dovere, dico noi tutti qua insomma siamo al tavolo, e la valorizzazione non avviene mettendo le cose in vetrina o facendo una bella tettoia e pensando che questo diventi immediatamente un punto di attrazione anche turistica. Non basta. Quello che viene raccontato di solito come uno storytelling, no? Le nuove stazioni di San Giovanni hanno dimostrato che la metropolitana si può fare inglobando i resti e anzi creando un'attrattività di quelle stesse stazioni che hanno, come dire, sono riuscite a rendere compatibile il passato con la mediazione e quindi a questo come obiettivo. Ma l'obiettivo che poi tutti ci credo presenti si pone di dire o una formati sugli investimenti che possono essere fatti perché dall'archeologia si possa poi arrivare a un reale attrattore turistico, ci ha insegnato un po' di cose, ma non poi voglio tediare sul e quello che deve continuare a far rimanere quei luoghi nei quali sono stati fatti importanti ricerche universitarie, nei quali sono centri di ricerca, centri di promozione della conoscenza del passato, e in questo ritorno al tema, l'archeologia non è una disciplina, come dire, che si declina in epoche, è un metodo, e in questo metodo gli archeologi di oggi e le università possono fare creati anche figure professionali in grado di lavorare su questo campo. Arriviamo al discorso della scelta gestionale, perché poi il vero, questa materia esistono, le superintendenze, oggi l'altra parte ministeriale che invece si impegna nella musealizzazione, restano sempre, come dire, a guardare, aspettando magari di guadagnare o di poter essere. Le strade romane che attraversavano questo territorio possono ancora essere, secondo una delle metodiche che oggi sono tanto care al turismo, quella dei cammini, quella dei percorsi, possono ancora essere una possibilità.
che nuovi spunti di visita possono aiutare anche a far permanere, far rimanere sia da un punto di vista di quello che gli viene offerto in termini di attrezzature, di alberghi, di ristoranti, di paesaggio, di servizi di trasporto. E ringraziare ancora per l'opportunità che ci è stata data di affrontare questo problema tutti insieme. Dottoressa Pinna, che con la sua competenza ed esperienza ha saputo mettere a fuoco alcuni punti legati non soltanto, diciamo, alla scoperta, allo scavo, alla realizzazione di alcune realtà come anche un polo museale, quanto alla sua vita, diciamo, al suo essere quell'elemento attrattivo ma al tempo stesso sinergico in una comunità dove deve essere sentito come parte della nostra comunità, come un elemento da condividere, da preservare, di cui prendersi cura in qualche maniera. Vorrei ringraziare dall'invito. Veramente un privilegio parlare della mia esperienza di 35 anni da Lubio fino a Perugia, e sono molto contento, anche se aspettiamo soprattutto le parole del professor Isha, che descriverà un istituto, una struttura che, come è stato già descritto, dura da molto tempo, quindi in questo senso questo è una cosa che da prendersi anche l'attore precedente, che è importante che una struttura non è di oggi ma anche